Ehi! Durante i giorni di quarantena ho avuto modo di recuperare dei video passati, in particolare quelli del canale di Ted Forbes, The Art of Photography. Il signor Forbes mi ha introdotto al grandissimo Mr. Sudek, fotografo ceco, nato a fine 1800 e vissuto fino al 1976. La sua arte è legata alle vicende politiche di inizio Novecento, infatti andò in guerra e fu ferito al braccio destro. La vita da trincea e le scarse condizioni sanitarie dell'epoca gli costarono l'amputazione. Già appassionato all'arte fotografica, Mr. Sudek impara e migliora durante la sua degenza in ospedale. Una volta dimesso, si stabilisce a Praga. Ovviamente non può lavorare manualmente per via della sua menomazione, cosa che lo condurrà alla fotografia professionale. Si iscriverà alla scuola di arti grafiche, rafforzando la sua conoscenza fotografica. In un primo momento rappresenta i suoi compagni di degenza ospedaliera come delle sagome bloccate tra la non vita e la non morte. Passa poi alla cattedrale di San Vito, sempre a Praga, allora ancora in costruzione. Ciò è da intendere come una lotta personale per la ricostruzione esistenziale. Sudek ha studiato la luce e l'ha impressa tramite il suo banco ottico, vedendo i soggetti, quindi degli oggetti, come delle memorie di amici e conoscenti. Tramite tali scatti, infatti, sostituisce la socialità persa, il rapporto sociale tra lui e gli altri. Finita la dovuta introduzione all'artista, ho seguito il ragionamento di Mr. Sudek come riportato da Ted Forbes nei suoi video. Per questo, la fotografia che ho realizzato ha richiesto del tempo, soprattutto per avere delle buone condizioni meteo e per vedere come la luce si irradiava sui miei oggetti. La foto di Sudek a cui mi sono ispirato e che ha fatto partire la realizzazione di tale video è questa. Ho provato a ottenere questa foto per svariati giorni, osservando molto i lavori di Sudek e provando a ottenere quella stessa composizione, guardando e scoprendo ogni volta particolari nuovi. Ho fatto osservazioni per quanto riguarda la location e sono finito nella casa di campagna. Questa ha una particolarità: le finestre sono rivolte a nord-ovest, illuminate dal tramonto per un ventaglio di tempo di circa 15 minuti. Quindi ho scattato dalle 7 e mezza fino alle 8 meno un quarto. Per quanto riguarda il setup, invece, ho usato la mia Canon 750D con il 50 mm sempre della Canon F1.8 della serie FD, quindi totalmente manuale. Obiettivo facente parte della celebre serie della Canon ormai datata, appartenente alla mia Canon AE. Uno a pellicola. Alla fine però ci sono riuscito e la pratica giornaliera di osservazione e prova è finita così. Tornando invece alla parte pratica della cosa, ho scelto il 50 mm F1.8 e FD per il glow che lo caratterizza. Secondo me è stata una scelta azzeccata per il semplice fatto che tale obiettivo fu concepito per la pellicola in bianco e nero. Quindi molto in linea con lo stile che cercavo. Aggiunge anche un pizzico di imperfezione, cosa a cui non siamo più abituati nei tempi moderni, rendendo il tutto paradossalmente un'esperienza nuova. Il processo usato da Sudek nella creazione di tale immagine è tanto impressionante quanto semplice, infatti bisogna osservarla più e più volte per capire come è stata realizzata. L'atto, la ricerca, il luogo e il tempo impiegato nella realizzazione fanno di tale scatto un'offerta a qualcuno che non è più su questo mondo e che mancherà per sempre. Sono Neil, il grande artista, e oggi vi farò vedere come usare questo.